Ciao, ciao a tutti e bentrovati nel mio canale. Allora, oggi volevo mostrarvi questo album, mini album che ho preparato e prossimamente appunto vorrei fare anche un piccolo tutorial per voi. È un album molto semplice in uno stile che io ancora non avevo proprio sperimentato del tutto, perché di solito io mi ci metto a fare degli album praticamente molto complessi, con uno stile un po' vintage che a me piace da morire. Però siccome ho scoperto queste nuove carte della Papernova e mi piace la delicatezza che hanno i colori, perché diciamo non sono né troppo accentuati e neanche troppo delicati, quindi è una via di mezzo che a me sinceramente piace. Anche dei disegni abbastanza diciamo adoperabili nello stile moderno e nello stile minimal, quindi ho voluto fare questo mini album molto semplice e che forse, non si sa, regalerò, ma non lo so ancora, vediamo. Intanto ve lo faccio vedere. Praticamente cosa ho fatto? Ho scelto il colore salmone per la copertina e perché appunto nell'interno della carta abbiamo questo colore molto tenue che si avvicina tantissimo al salmone, quindi io ho voluto farlo un po' diciamo un po' più scuro questo salmone qua. Poi mi sono servita tantissimo della carta, non solo della carta della collezione, perché sono 6 fogli, quindi ho cercato di minimizzare il tutto, ma anche creando appunto degli sfondi, mischiandoli insieme alla carta, cercando di rendere tutto omogeneo, degli sfondi e del servendomi della scusate, mazza, ogni tanto mi inceppo, servendomi degli stencil e dei timbri. Quindi colori, cercando i colori adatti, dell'inchiostro per poter, del tampone per poter appunto amalgamare un po' il tutto. Vedete che qua dalla finestra si vede il sole, vabbè, oggi è una bellissima giornata di sole. E niente, dicevo, quindi vi faccio vedere un po' come magari ci si può lavorare anche insieme a, non solo con le carte, ma utilizzando anche i timbri e gli stencil. Ok, iniziamo. Allora, copertina, innanzitutto ho utilizzato questo set di fustelle che sono ottagonali, vedete, e quindi hanno diverse misure, diverse grandezze, quindi me ne sono servita sia per l'esterno che per l'interno, quindi ho creato questo ottagono con tutti gli altri piccolini a seguire. Poi ho utilizzato innanzitutto questo pennarello della Zig Millennium numero 5, che ha una punta, vedete, abbastanza sottile, esiste anche più sottile, per creare queste linee nere che danno un pochino di profondità alla figura. E poi mi sono servita anche di questo set di timbri della Studio Lai, anche se la collezione ha i suoi timbri, solo che io sono in casa, non in negozio, e quindi quello che avevo in casa ho adoperato, quindi mi sono potuta arrangiare. Ecco, la serie dei timbri io l'ho utilizzata molto, questa serie qua, sia per fare la copertina e sia con delle foglioline anche con la scritta smile, per usarle all'interno dove, ecco, vedete, così, e all'interno dove appunto ho adoperato, scusate, c'è una caramella in bocca, ecco qua. E quindi abbiamo sia la parte vuota che la parte piena, quindi io mi sono servita di tutte e due. Ok, mettiamo qua e apriamo.
Ecco, il dorso l'ho fatto con una tela da rilegatura. Ho scelto il blu perché si abbinava abbastanza bene con il salmone. Ok? Ok, adesso apriamolo. Lo apriamo e vediamo la copertina. In questo caso, appunto, si vede bene tutto quello che io ho utilizzato, e vi faccio vedere anche i colori che ho scelto per riuscire ad abbinarli alla carta. Ecco, ve lo faccio vedere da vicino. Quindi ho utilizzato un timbro della Florilège per fare queste scritture, e sarebbe questo. Vedete, l'ho fatto qua e poi resta la parte esterna. Poi ho utilizzato queste foglioline, che sarebbero quelle piene di questi timbri, e degli stencil che avevo a casa. Ecco, praticamente sono questi. Aspettate che vediamo se riesco a farvi, faccio vedere qua. Ecco, vedete, questa è la rimanenza della collezione della Papernova, che sarebbe poi questa, la collezione è Simply Me, molto carina, molto bellina. Ok, quindi ho adoperato questi stencil, e per fare l'effetto dei colori, in pratica mi sono servita dei Distress Ink, che restavano abbastanza leggeri, e poi di questi, che sono belli anche questi, sono della Ranger, che io avevo in negozio sino a poco tempo fa. Poi non li ho più portati perché mi sono concentrata appunto sui Distress Oxide, ma sono belli anche questi, hanno queste tonalità di colori vintage, e quindi sono riuscita, ecco, questa specie di vedete, questo colore qua corrisponde a queste righe, è molto carino. In più era abbastanza tonato con tutto il resto della carta. Ecco, qua ho fatto la stessa cosa, mi sono servita di un pezzetto di collezione, ho utilizzato un po', molto importante, nella collezione troverete tutti questi pezzettini, che ormai non ci sono già più perché li ho adoperati io, però troverete tutti questi pezzettini dove ci sono delle scritte che potete abbinare appunto al vostro progetto, che sono sia in italiano che in francese. In questo caso, ecco, vedete, in questo caso è in italiano, c'è scritto foto di gruppo. Questa qui sbagliare umano, mi si è mosso un po' il timbro, comunque è un timbro lo stesso della Florilège, questo, e ho utilizzato per quasi tutte le targhine dove posizionare le foto. Quindi mi sono servita anche di questi piccoli insertini che c'erano da ritagliare, e li ho utilizzati come abbellimenti anche qui. E poi ho utilizzato delle fustelle a forma di fogliolina, che adesso non so se non ce li ho qua a portata di mano, però sono delle fustelle a forma di fogliolina che appunto le ho utilizzate per fare i miei decori, e soprattutto ho utilizzato dei bottoni, semplici bottoni, ecco, così così eliminiamo un po' anche la mia collezione di bottoni. E qua vedete, ho fatto la stessa cosa, quindi ho cercato di creare il mio sfondo che si abbinasse un pochino alla carta, e così ho fatto per tutte le pagine. Quindi così, adesso vi faccio vedere le pagine, vedete, insieme la foto, questa era appunto nella collezione, qui un'altra targhetta,
e in ogni paginetta ho aggiunto un elemento di legno, di legnetto o di balza, e l'ho embossato con questa polverina che appunto richiamava un po' il colore di alcune figure della carta. Poi, come vedete, ecco, anche qua ho usato la fustella ottagonale. Qui idem ho fatto il mio sfondo, anche qua la stessa cosa, anche qui molto semplicemente. Vedete che c'erano tutte le scrittine da abbinare. Anche qui ho utilizzato un timbro embossato e l'ho ritagliato. Qui vedete, è tutto stencil, colori, timbrate, e la carta è solo un pezzettino. Anche qua stessa cosa, qui sempre utilizzando un elemento di legno in ogni pagina. Qui ho creato due figure, le ho unite insieme in modo da fare almeno due spazi per le fotografie. Anche qui ho cercato di nascondere la giuntura delle due targhette, così. Anche qua vedete che ho utilizzato, cioè in tutte le pagine c'è lo sfondo, un pezzettino di carta e lo sfondo, e in più tutte le decorazioni. Qui invece mi sono servita della calamita, risate in compagnia di amici, ed ecco qua ho creato una foto grande e le altre un po' più piccole, sempre servendomi dello sfondo creato da me. Qui la stessa cosa, visto? Ma sfondi, se voi avete degli stencil in ogni, poi se avete notato ci sono anche i bottoni in ogni pagina, se voi avete degli stencil, qualsiasi sia lo stencil, è molto bello adoperarlo, cercando ovviamente di non stonare con i colori della vostra carta, e potete ottenere, minimizzare le carte in modo che, se vi bastano, e poi ottenete anche un bellissimo risultato. Anche questo fatto così, anche qui c'è un elemento di legno embossato, in questo caso i palloncini, ecco qua, palloncini, bottone, fogliolina, e questo sono le ultime pagine. Anche qua così e così. Questo è l'album. Adesso mi piacerebbe appunto fare un tutorial per farvi mostrarvi quanto è semplice e molto facile prepararlo, però non lo faremo con questa collezione, lo farò con un'altra, perché a me piace anche, e sono indecisa, sempre con una Papernova, però sono indecisa su questa collezione che parla un po' dell'autunno, che è molto bellina anche questa. Vedete che ha tutti gli inserti come aveva l'altra, per ritagliare tutte le figure, per ritagliare anche le paroline che ci sono scritte, che questa è molto carina. La sfoglio in due secondi, così, vedete, anche questa c'ha dei colori molto tenui. Portate pazienza se vedete il riflesso della finestra, l'ho chiusa ma il sole entra ugualmente. Guardate che bella, molto molto carina, piace moltissimo. Anche qui si può decidere di utilizzare le casette per ritagliare questo, e anche qua dietro abbiamo tutti gli elementi da poter fare le nostre decorazioni,
oppure la nuova collezione, che sarebbe questa. French Kiss, che è bellissima anche questa. Vedete? Molto carina. La sfoglio molto velocemente. Così. E adesso sono un po', diciamo, indecisa. Vedremo poi, il prossimo video vedrete cosa avrò deciso, in quale carta adoperare. Molto bellina anche questa, anche perché poi devo, in base alla carta, vedete che anche qua c'ha tutti gli elementi da ritagliare, in base alla carta praticamente dovrò cercare anche i colori per fare le sfumature con gli stencil, e voi farete la stessa cosa. Ok, bene ragazze, io per il momento vi saluto, spero vi sia piaciuto l'album, e il prossimo video inizieremo a fare il tutorial. Per il momento vi abbraccio, vi bacio, vi saluto e a presto, ciao!